Venditalia 2018 continua, finalmente siamo riusciti a sederci in una location, direi di bellissima levatura. Ci troviamo allo stand di Caffè Borbone e siamo in compagnia di Massimo Renda. Massimo, bentornato dinanzi ai microfoni di VendingTV.it. Anche se purtroppo ogni solo due anni, ma è sempre un grandissimo piacere incontrare tutti quanti gli operatori del vending, in particolare Vending TV Fabio Russo, che è il mattatore di questa fiera, gira come una trottola catturando i personaggi più significativi e poi tocca anche a noi che nel nostro piccolo ce la mettiamo tutta ogni santissimo giorno. Quanta fatica, Massimo, tu non sai quanta fatica mi costa, ma cerco di farlo veramente come una missione. E nel frattempo chiedo anche a te quello che ormai chiedo da alcuni giorni a tutti gli operatori che sto andando a visitare stand dopo stand: quali le novità presentate da Caffè Borbone qui a Venditalia 2018? Quest'anno abbiamo portato due novità importantissime. Una, in termini di prodotto, abbiamo presentato ufficialmente la nostra capsula compatibile con il sistema Dolce Gusto. È stata una gestazione lunghissima, abbiamo cercato di evitare tutte quante le problematiche brevettuali, fermo restando che il nostro primo obiettivo era, come al solito, di avere il miglior caffè in tazza possibile. E la seconda novità è un po' immateriale, ma secondo noi almeno altrettanto importante. È da un 20 giorni che è iniziata la nostra campagna pubblicitaria rivolta proprio a favore del consumo del caffè di qualità nei distributori automatici. Siamo i primi a muoverci in questa direzione, la nostra ferma intenzione è di proseguire a lungo e di trasmettere al consumatore finale che anche da un distributore automatico è possibile bere un eccellente caffè. Quelle che avete visto negli ultimi secondi erano proprio le immagini di questo spot pubblicitario che di fatto tira una linea da parte dei produttori nei confronti dei consumatori. Finalmente una torrefazione va a dialogare col consumatore finale cercando di fargli comprendere che la qualità ha un prezzo un tantino più alto. Abbiamo cercato di andare incontro a più di un'esigenza. La primaria è trasmettere al consumatore finale che non necessariamente un distributore automatico debba essere un ripiego del momento. Una buona macchina ben gestita con un buon prodotto può sicuramente fare un eccellente espresso. Ma poi abbiamo cercato di dare anche un assist ai gestori, nostri clienti, inserendo nel messaggio pubblicitario il concetto che se c'è Caffè Borbone nel distributore automatico, il caffè potrebbe anche costare qualche cosina in più, ma sono soldi ben spesi perché sono tutti soldi spesi in qualità. E come diceva un nostro grande concorrente tantissimi tempi fa, il caffè deve essere un piacere, se no che piacere è? Massimo, io vorrei poterti fare tantissime altre domande, ma preferisco francamente rimandarle ai servizi, i focus che andiamo a realizzare di tanto in tanto su di te, su Vending News, la rivista bimestrale dedicata all'informazione della distribuzione automatica. Intanto ti ringrazio per la disponibilità e ti invito a salutare tutti loro. Arrivederci a tutti, al massimo tra due anni, spero di rincontrarci però nel corso delle nostre operazioni commerciali. Vi invito a tenerci d'occhio e a stabilire un contatto con noi, o cercheremo noi di stabilirlo con voi, perché noi siamo una fucina continua di nuove idee, di nuove iniziative, ed anche questo, se permette di dirlo, è un po' il segreto della nostra azienda. La nostra azienda è votata al mondo del vending. Mano a mano nel tempo siamo cresciuti, sono cresciuti con noi tutti i nostri clienti, il rapporto per noi, e questa fiera ne è la dimostrazione, è un rapporto sempre costruttivo, fatto di lealtà, di correttezza, di difesa del mercato e di difesa della qualità. Con Caffè Borbone crescono gli affari nell'ambito della gestione e noi non siamo un semplice fornitore, ma siamo un partner della crescita dei nostri clienti. Massimo, grazie. Amici, noi continuiamo a mostrarvi altre novità
qui su vennintv.it, tra quelle presentate a Vinditalia. Per ciò che concerne invece Caffè Borbone e DDS, andremo a parlarne diffusamente prossimamente sui nostri strumenti. Grazie Massimo. Grazie a tutti, arrivederci, a presto.